video. Oggi andiamo a creare una gioielleria in cui potrete vendere i vostri gioielli creati con il tavolo di gemmologia. E al piano di sopra invece faremo un appartamento moderno. Così vi sarà più facile, insomma, gestire il vostro negozio senza dover lasciare il lotto. Ma come sempre, prima di cominciare, vi ricordo che potete utilizzare il codice SHIRARED all'interno di Electronic Arts App per acquistare le vostre espansioni preferite di The Sims 4. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e un commentino con un emoji a vostra scelta. Ho inserito il lotto a Magnolia Promenade. Comincio a fare l'entrata, che voglio che sia tonda. Avrà un vibe molto lusso, un po' come i negozi di Tiffany. Ovviamente scelgo delle vetrate belle ampie. E adesso vado a inserire queste colonne che potete trovare nel debug, che vado a ingrandire con la tool, giusto per dare un po' più di dimensione alla build. A destra invece ho fatto l'entrata per l'appartamento, che poi vi farò vedere meglio. Sul retro faccio la stessa identica cosa, quindi inserisco sempre queste entrate tonde. Il tetto lo faccio con i mezzi muri, tutto molto semplice. E questo qui è l'esterno della build. Ho messo un paio di alberi come landscape. Gli alberi sono fatti con questo oggetto sempre del debug, che si chiama package. Stessa cosa, questo lo trovate nel debug del gioco base. Vi faccio vedere il retro. Il retro, ragazzi, è uguale al davanti. Al piano superiore avremo l'appartamento moderno, come vi ho detto prima. Sarà praticamente un open space. Qui ci metteremo la cucina, lavanderia. Qua ci sarà il salottino con la tavola da pranzo. Qui il letto. Sopra una piattaforma. E qua, infine, il bagno. Sotto, gioielleria. Quindi questo sarà tutto. Zona gioielleria, un bel negozio abbastanza grande. E poi ci sarà la zona dove potrete creare i vostri gioielli con lo staff pack, creazioni di cristallo. Ma io appunto comincerei con tutta la creazione del negozio e della stanza dell'artigianato. Allora, volevo fare le vetrine, tipo fare una cosa così, ecco, tipo così chiusa. Ok, così si vede anche dall'interno. Dai, facciamo il piedistallo. In realtà questo ci può stare. Metterne due così. No, gli orecchini magari davanti. Poi dietro le collane. Dai, ci può stare. Ma guarda, basso è meglio in realtà. Scila per Pandora, nuova collab. Sì, guarda, magari. Belle le vetrine. Ok, qui queste sono le vetrine. Bene, bene, mi sto gasando. Bene, adesso dobbiamo pensare all'interno. Faccio vedere cosa mi ha attirato di più su Pinterest, così avete un'idea di quello che voglio fare. Allora, intanto una roba, vedete, così più o meno siamo riusciti a farla. Oppure, tipo, ecco anche questo. Quindi fare tipo degli archi con le mensole e dentro metterci i gioielli. Bisogna fare anche dei tavoli dove la gente può provare i gioielli con gli specchi. Di questo qua mi piace il colore blu. Abbinato all'oro, abbinato tipo a questo rosina pallido beige. Mi piace la palette. Proviamo a fare quelle robe ad arco. Uno grande in mezzo e due più piccoli ai lati. Allora, in foto in realtà sono alzati. Quindi non sono male, eh. Sicuro la mensola sarà questa. Ok, così mi piace. Cioè, è perfetta, la misura è perfetta, ragazzi. Questa build ci sta dando soddisfazioni. Spero che venga strabene. Questo... questo è similissimo. È di vita ecologica. Sì, dai, cominciamo a mettere anche le piastrelle. Facciamo una cosa particolare con le piastrelle. No, più che altro voglio vedere come viene. Prima che faccio tutta sta menata e poi non mi piace. Che dite? Molto bello! Mi piace un casino. Ti dirò... tipo blu scuro, cos'è? Ma c'è anche questo! Qua mi sa che farò il tavolino dove provano i gioielli. Posso mettere queste sedie. E lo specchio non è il massimo. Me lo faccio andare bene. Adesso... niente, dobbiamo fare le teche, raga. Dovresti rimpicciolire la teca e sovrapporla al tavolo che ti piace. Non so, voglio fare una disposizione di teche carina. Che dite? Sai che la pietra però ci sta bene? Ok, allora, le teche sono a posto. Ci siamo. Allora, il bello è che dobbiamo mettere i gioielli pure qua. Anzi, a proposito, secondo voi dietro ci metto lo specchio? Oppure potrei mettere...
mettercelo, boh, marmo. Ah, guarda che carino questo. Come vi sembra? Al suo perché. In mezzo, marmo, di lato lo specchio. Ok, bello. Abbiamo detto il tappeto peloso, giusto? Blu. Questo è quello oro. Sono contentissima di sta gioielleria, mi sta piacendo un botto. Va bene, dai, facciamo la zona artigianato. Cosa ci serve? Il tavolo gemmologico. C'è un armadio. Forse qua nell'angolo riesco a filarlo. Poi mensole. Ho fatto così, va bene lo stesso. Io super orgogliosa di questo negozio, ragazzi. Allora, adesso vi faccio vedere tutto con calma. Allora, qui abbiamo la parte in cui ho messo la cassa. La cassa è presa da al lavoro, se non sbaglio. Ho messo tutti i regalini color Tiffany. Cassa, i documenti magari per le garanzie dei gioielli, insomma, eccetera, eccetera. A sinistra ho messo questo divanetto, why not, con un il vassoio con l'acqua, il drink, eccetera, eccetera. Questo invece è lo scaffale che ho creato con la tulle. Come vi ho fatto vedere prima, basta prendere gli archi, alzarli e poi inserire le mensole. Anche qui sotto ho inserito la mensola all'immacolato, giusto per dare un effetto un po' più carino. Sul retro ho messo lo specchio agli archi più piccoli e invece in quello più grande ho preso un quadro, anche questo preso dalla galleria. Ragazzi, non è CC, lo potete scaricare tutti scrivendo marble. Poi a destra, vabbè, le poltroncine. Ho messo le teche con i gioielli, guardate come sono carine, troppo belline. Anche queste qui fatte con la teca di al lavoro. E sotto ci ho messo questo cassettone di lusso moderno, se non sbaglio. Poi zona in cui invece si provano i gioielli, sempre lusso moderno, almeno le sedie. I tavoli invece sono di vintage glamour. Guardate, la gamba è bellissima di questo tavolo. Mensole sempre uguali a quelle che avevo fatto vedere prima. Vi faccio vedere un attimo l'entrata. Le statue sono di Usciamo Insieme rimpicciolite. Vi faccio vedere bene le vetrine. Molto, molto, molto carine. Ovviamente sono anche sul retro. Oltretutto dalle vetrine vedete il negozio. Molto bello. Però andiamo a vedere la stanza artigianato. Ok, la stanza dove potete creare i gioielli è molto semplice. È fatto tutto con creazioni di cristallo. Ho inserito qualche pianta, il divanetto. Però direi di passare all'appartamento. Ma prima vi faccio vedere un po' il corridoio, così poi vi faccio vedere solo l'appartamento. Il corridoio è molto semplice. Entrata, questo è un quadro con i due specchi alati. Secondo me è una casa carina da fare, giusto per se volete cambiare un po' i quadri. E sopra invece questa è l'entrata. Ovviamente piante, ragazzi, perché le piante non sono mai abbastanza. E questa è l'entrata. Quindi andiamo a costruire il nostro appartamento. Facciamo qualcosa di diverso, facciamo un open space. Che poi in effetti ci sta, anche perché le finestre sono belle aperte. Tipo bagno qua, chiuso. Che comunque è grande il bagno. E la stanza sopraelevata qua. Lungo la finestra potresti mettere quelle panche di vanetto per riempire lo spazio. Sì, è vero, Alex. Proviamole subito. Prendo queste qua. Ok, poi è venuta così la panca. Non è male. Mi piace. Dai, mi piace di più così. Però l'idea è fare qua la cucina, che ho diviso con un muro aperto. Qui poi è da sistemare, ci devo mettere bastoncini, come li chiami, vabbè. Però la cucina deve stare qui. Questo è il divano, che non sono sicura di fare così, però. Comunque qua è zona divano. Il tavolo lo mettiamo qui. Ovviamente questi qua non sono i mobili che metterò, Questi li ho presi a caso, giusto per vedere come posizionare le cose. Ma come hai aperto il muro così? Con la finestra. Basta che prendete una finestra, la mettete dove volete e la rimpicciolite. Adesso si vede. Però se io vado con la tool, la seleziono, faccio scala tipo 0,0001, non si vede più. E così vi rimane il buco. Serve il lavandino, che userò. Ormai il mio preferito, uso solo quello. Frenesia ai fornelli. Ok, poi mi serve il piano cottura. E qua dobbiamo metterci delle mensole. Sì, anche se si vede fuori, ti dirò, mi piace. Allora, un tavolo di vetro, vi dico la verità,
non mi dispiacerebbe. Allora, decorazioni, mettiamo un tappeto. Best tappeto Eva. Allora, pensiamo al salotto. Se io invece mettessi la TV qua. Oh, che cade dall'alto. Forse metto la TV che cade dall'alto, ragazzi. Poi, che voto daresti a The Sims da 1 a 10? Dipende dalla giornata. No, allora, per me è un voto comunque alto, perché comunque è uno di quei giochi che gioco da una vita e ci gioco un sacco, quindi cioè, evidentemente qualcosa di buono ce l'avrà, se no non ci giocherei. Forse 9. A parte il fatto che se state guardando la live, evidentemente piace anche a voi. Per me 9. Non è perfetto, ha i suoi problemi, ha i suoi alti e bassi. Però a me piace, è un bellissimo gioco. Voto di cuore 1000. Voto di testa dopo gli aggiornamenti 0. quello è il problema, che ha un po' alti e bassi. Diciamo che... cioè, un po' lo ami, un po' lo odi. Sì, faccio la TV che scende, ragazzi. Super proud anche di questo appartamento. Bellissimo. Comunque questa build la potete utilizzare pure come appartamento, però poi il negozio non è funzionale, a meno che non utilizzate una mod. Allora abbiamo l'entrata. Qui a destra ho messo questo mini guardaroba, sempre con i regali di Tiffany. È del proprietario del negozio, quindi secondo me qualche autoregalo ci sta. Comunque, guardaroba fatto con arredi da sogno, qualche pianta. Qui ho fatto questa bellissima panca, è lo stesso modo in cui ho fatto la panca vicino al letto. Abbiamo la nostra cucina con questo varco aperto che vi fa vedere praticamente tutto l'appartamento. Faccio vedere anche da fuori, è molto 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 carino, mi piace un sacco come è venuta la cucina. Che poi il varco, come vedete, l'ho coperto con questo oggetto che è di Vita in Campagna, che sarebbe per i tetti, è una decorazione dei tetti. Io però con la tulle, insomma, poi me la sono sistemata lì. Qui ho fatto la lavanderia, sta ovviamente un sacco di oggetti. Avete tutto in questo appartamento, c'è anche l'aspirapolvere. Poi questo invece è il salottino, super cute, con il televisore che scende dall'alto. Eccolo qua, così lo vedete meglio. Questo invece è il tavolo da pranzo con il bar. Il bar è funzionale, ragazzi, anche così non è un problema. Ecco, una cosa carina, ogni tanto lo faccio, praticamente metto questo oggetto con le piume, perché le piume sono bellissime, il vaso un po' meno. Quindi spesso prendo un altro vaso, tipo questo che è di Vita sull'Isola, ce lo infilo dentro, molto più carino. C'è anche il computer, ovviamente, con tutte le scatole, eccetera eccetera. E questo invece è la stanza da letto. Adoro, bellissima. Guardaroba sempre aperto di arredi da sogno. Specchio. Qui ci ho messo le tende per decorare. Una cosa carina se non volete mettere i soliti quadri o gli specchi al muro. E questa qui invece è la panca. Molto bella. Davanti alla finestra. Con i cuscini, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere il bagno, che non l'avete proprio visto. Il bagno l'ho fatto con la vasca triangolare. Abbiamo questi muri giusto per dividere un po' la vasca, visto che è sovraelevata. Ci ho messo una finestra semplicemente e delle piante. Qui c'è il water, le mensole, eccetera eccetera. E questo è il bancone, molto carino. E niente, ragazzi, allora io spero che questa build vi sia piaciuta. La trovate come sempre in galleria sotto Shiller Desi 92. E noi ci vediamo al prossimo video.